È un Vangelo, questo, che si compone di molte parti, ma il centro è la fede dei piccoli in Gesù. La fede dei piccoli sono coloro che credono in Gesù e dunque ereditano la vita eterna. Una fede di persone esposte al mondo. I piccoli sono quelli che contano poco nell'economia del mondo. Anche i bambini fanno parte di questi, ma i piccoli si contrappongono ai grandi della terra e sono talmente importanti per Cristo questi piccoli che quello che viene fatto di bene o di male verso i piccoli ha dei riflessi di bene o di male. Ecco che dice: se anche un bicchiere d'acqua viene dato a uno di questi piccoli perché crede in me, vedete che il motivo è l'essere legati a Cristo. Quindi rispetta la fede del piccolo e gli dà qualcosa per aiutarlo, ma riconoscendo in lui qualcosa di più grande, che è la luce di Cristo che si apre e si collega con noi con la fede. Ecco che chi ha dato questo bicchiere d'acqua, anche poco, perché crede nel mio nome, non perderà la sua ricompensa. Poi parla invece di chi fa male ai piccoli, e su questo si dilunga. Perché si dilunga? Perché è facile far del male ai piccoli, a quelli che non contano niente, a quelli che nella vita non hanno spazio, non hanno voce, non hanno potere. Gli si passa sopra tranquillamente, come si passa sopra a degli insetti o delle formiche. Tanto, nessuno si occupa di loro, nessuno si accorge di loro. Guai ai ricchi, ecco, la parola di Gesù viene ripetuta anche dalla lettera di Giacomo, che sembra più un'invettiva che non altro. Per quale motivo? Perché non sono tanti i soldi che fanno la differenza, ma è quello che i soldi, il danaro, la potenza, la ricchezza, causa nell'anima. Il senso di potere corrompe l'anima e si diventa dentro non piccoli, ma superbi, arroganti, orgogliosi e anche cattivi, insensibili nei confronti degli altri. E questa è l'abitudine ad avere il potere e la possibilità. Ecco queste invettive contro i ricchi, o meglio contro la ricchezza, perché la ricchezza tende a mutare il cuore. I grandi santi che hanno capito bene queste cose, questo Vangelo, cominciando da Sant'Antonio il Grande nel deserto, sul suo esempio, la sua scorta, San Francesco di Assisi e una miriade di altri, parliamo Charles Foucault o altri ancora più vicini a noi, hanno scelto la piccolezza, l'umiltà, le umiliazioni e la povertà per mettersi nella condizione di non salire questa scala veloce della superbia e dell'arroganza e esporsi così alle cattiverie del mondo, così come Gesù si è esposto. Ricordo adesso, ho citato Charles Foucault, ci fu tutto un periodo in cui volle imitare la vita nascosta di Gesù a Nazareth, andò a Nazareth in un monastero, esiste ancora, all'epoca era di monache, Clarisse se non sbaglio, e si presentò non per quello che era, lui era stato ufficiale francese, aveva vinto anche premi importanti di scienza a Parigi perché aveva fatto l'esploratore, il cartografo e altre cose. Si presentò umilissimo, come uno che elemosinava il cibo e gli davano gli avanzi della loro mensa, e lui si accontentava di abitare in quello che era la capanna degli attrezzi e faceva i lavori più umili lì attorno a servizio delle monache. Solo dopo molto tempo si accorse chi era lui. Ma lui voleva vivere proprio la vita nascosta e umile, esposta anche all'umiliazione. Per quanto fosse stato accolto bene, era sempre il povero sulla porta, gli bastava dargli gli avanzi. Se avessero saputo chi
chi era, l'avrebbero messo a tavola e fatto sedere alla loro mensa, forse, no? Non è un giudizio, ma per dire come se ci si mette in una situazione di piccolezza è inevitabile che tutti ti guardano, ti giudicano e ti disprezzano, anche se non te lo dicono, ti trattano come uno così, no? Allora i piccoli vengono in qualche modo difesi dal Cristo, non solo perché sono piccoli, ma specialmente i piccoli che sono collegati a Lui mediante la fede, e guai a chi li scandalizza. E chi è che scandalizza i piccoli? I grandi, che fanno parte dei fedeli di Cristo, ma che si muovono con potenza, velocità, arroganza, proprietà, soldi, possibilità, comando, potere, disposizioni, e di questo ne vediamo e abbiamo assaggi tutti i giorni. Costoro viaggiano sulle teste dei piccoli usandole come strade asfaltate per i loro grandi affari e il loro grande affare nella vita del mondo, che viene sempre chiamato, giustificato come servizio per la Chiesa. Spesso c'è anche servizio per se stessi, ecco che ricordano molti pastori che scannano e spellano e strappano anche le unghie delle pecore perché pascono se stessi, lo ricordava il profeta Ezechiele. A costoro dice: fate un po' di esame di coscienza e cercate di emendarvi, perché uno scandalo dei piccoli causa per voi l'inferno. Ed ecco questi tre esempi che fa: l'occhio, la mano, il piede, vuol dire il modo in cui volete guardate le cose, no? La concupiscenza, il modo in cui agite, la mano, il modo in cui camminate, il comportamento, la vita morale. È meglio tagliare un piede, una mano, togliere un occhio, arrivare in cielo così mutilati, come dire ho fatto del male ma ho cercato di emendarmi in tutti i modi, ma sarete salvi, piuttosto che andare con due occhi e tutto il resto nella Geenna, che è l'inferno. Ecco perché il Signore dunque su questo picchia parecchio, perché è così facile lasciare spazio all'arroganza, alla superbia, all'orgoglio, perché sono la radice più profonda del peccato, del grande peccato, che è il peccato delle origini, e va calpestato. Allora molti lo devono calpestare perché si trovano in situazioni così per nascita, altri invece lo vogliono calpestare perché lo fanno per scelta, per Cristo. Ho fatto l'esempio di un santo o di altri santi. Beati noi quando riusciamo ad accettare le umiliazioni che ci vengono imposte per amore di Cristo, perché in questo dobbiamo ringraziare e dire: se ci fosse una radice di superbia in me, in questo modo viene triturata, come l'erbaccia che ricresce sempre tutte le volte che la tagliamo, ma è sempre pronta a rifiorire, a rispuntare fuori. E se ci dà fastidio, vuol dire che dentro di noi la radice della superbia c'è, quindi ci fa male quello che abbiamo, dunque ci fa bene. È questo che dobbiamo raggiungere e accettare, e con questa pace profonda di piacere a Cristo e non di avere la stima degli uomini, è quello che fa sì che abbiamo anticipato qui sulla terra il paradiso, perché la pace del cuore è l'anticipo del paradiso in modo completo, totale, senza sofferenze, dopo. E noi vogliamo andare lì. Sia lodato Gesù Cristo. Sì, 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 sì.